Il primo tema che mi piacerebbe affrontare è il discorso, è il rapporto fra l'architettura e la memoria. In particolare, dunque, Derrida in arte, adesso l'architettura ci suggerisce di interpretare le architetture come un testo. Sappiamo che questo testo è stato di grande influenza per Ferraris, il quale poi ha elaborato forse la sua ultima opera e la summa della sua opera più recente e matura, Documentalità. E perché è necessario lasciar tracce? Allora, la prima domanda la rivolgiamo proprio a Ferraris, chiediamo proprio a lui perché è necessario lasciar tracce. Gli stimoli che vorrei dare a tal proposito sono, ad esempio, il memoriale dell'Olocausto di Eisenman. Appunto in questa architettura in qualche maniera, no, che un po' molto famosa, quindi tutti la conosciamo, però in questo senso è il memoriale per l'Olocausto degli ebrei a Berlino, e in qualche maniera la griglia ortogonale che è alla base della struttura di queste steli di calcestruzzo è in qualche maniera tesa a disorientare, e questo disorientamento rende un sistema che teoricamente è ordinato in qualche maniera dà un senso di angoscia e di solitudine dell'essere umano. Questo è uno stimolo. L'altro stimolo è invece il concorso che c'è stato pochissimi anni fa per il Berliner Schloss Humboldt Forum, in cui invece la memoria dell'architettura è stata interpretata diversamente, cioè lì dove c'era il castello dei re prussiani, proprio nel cuore di Berlino, che è stato poi bombardato, quindi dagli anni 50 fino all'inizio degli anni 2000 c'è stato invece il Palazzo della Repubblica, sempre a Berlino. Recentemente invece questo concorso ha deciso di sostanzialmente ricostruire com'era, dov'era la memoria di questo palazzo, del castello dei re e degli imperatori. Quindi la domanda che sorge in questo senso è se la memoria sia più, come dire, una scelta rassicurante rispetto alle sfide del cambiamento. Potremmo anche poi citare ad esempio Ground Zero e tante altre architetture recenti, però passerei a voi la parola per non rubarvi altro tempo. Allora, varie questioni sono state evocate adesso, provo a rispondere brevemente. Allora, primo punto, Derrida interpreta l'architettura come un testo. Io direi che molto più che interpretare l'architettura come un testo, effettivamente pezzi importanti dell'architettura sono un testo, nel senso che quando immagino qualcuno fa, quando qualcuno fa un progetto, si trova moltissimi vincoli delle norme, delle cose scritte, e costruire significa essenzialmente produrre dei documenti che poi daranno dei risultati, quindi non è neanche necessario un enorme sforzo di astrazione per interpretare l'architettura come testo, cioè tutti gli architetti sono pieni di computer dentro a cui hanno una grande quantità di testi che servono per il loro lavoro, non sono dei capomastri che quali avranno anche loro delle loro idee nella testa. Il secondo punto è quello perché è necessario lasciare tracce, ma essenzialmente perché è inevitabile. Infatti, lasciando da parte la giustificazione di quel titolo, per esempio l'evento a cui faceva riferimento il monumento alla memoria di Eisenman è stato tipicamente un evento i cui autori e artefici nefasti ci auguravano che non sarebbe rimasta una traccia. Quando fu decisa la soluzione finale del problema ebraico, si disse: questo sarà un evento storico di cui non resterà traccia, nessuno saprà niente.
è successo esattamente il contrario e quel memoriale ne dimostra. Quindi è pressoché impossibile non lasciare delle tracce, e quindi questa consapevolezza deve stare alla base non solo delle attività illecite, infatti si cerca di non lasciare tracce, ma anche di qualunque attività costruttiva, per esempio. Noi quando costruiamo qualcosa, quando scriviamo già solo quando scriviamo qualcosa, e adesso molto più che un tempo, perché gli apparati di registrazione sono infinitamente più potenti che un tempo, cioè per esempio adesso, 20 anni fa quello che dicevamo non avrebbe lasciato nessuna traccia se non nella memoria più o meno benevola degli astanti, invece adesso resterà scritta eccetera, quindi qualunque stupidaggine io eventualmente sarà possibile dirò qua resterà come un monumento alla mia imbecillità, poniamo. Allora questo è un tipo di consapevolezza che invece spesso non si ha. Per esempio, io trovo la modernità ha avuto spesso una tendenza a dire all'effimero, tanto poi cancello, tanto poi rifaccio, tanto poi ricostruisco. Per esempio, l'idea che l'architettura sia qualcosa che si fa una durata breve e poi si ricostruisce, si fa altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, anche qualora ciò fosse desiderabile, non è sempre economicamente possibile fare questo, e quindi si creano queste situazioni, oppure ci sono dei vincoli eccetera, si creano delle situazioni per cui ciò che è stato fatto rimane comunque, quindi non è che è una cosa che è pensata per durare 5 anni e poi si vedrà, magari durerà 50 anni, 6 milioni di anni, e ci sarà sempre questa cosa, quindi questa specie di proiezione verso il futuro, nel presente, è un elemento costitutivo di ogni attività costruttiva, dallo scrivere due parole su un foglio di carta al fare un progetto. Questo e poi un ultimissimo punto su memoria e rassicurazione, cioè ma adesso io non conosco bene il contesto di tutta la cosa, posso benissimo immaginare che sia più facile ricostruire quello richiamandosi al passato che non invece fare qualcosa di radicalmente nuovo. Credo che ci fosse una reazione rispetto all'iperbolico desiderio di nuovo, trasformatosi quasi in kitsch, dell'oggetto intermedio che c'è stato, quello de Der, quell'affare lì con questi vetri eccetera, quindi c'è stato un regresso. Sì, è possibile indubbiamente che la memoria sia anche rassicurazione, però come dire, ci sono mettiamola così, eventi peggiori che la mera rassicurazione che viene alla memoria. C'è un ultimissimo punto che volevo sottolineare, ecco, e cioè che proprio nella misura in cui non possiamo non lasciare tracce, tutto resta documentato, in particolare cose solide come l'architettura, ma oramai anche cose meno solide come la scrittura, questa proiezione temporale è proprio una parte costitutiva di quello che si fa, per cui per esempio l'architettura, io credo, non abbia soltanto 3 dimensioni spaziali, ma anche una dimensione temporale, nel senso che ogni oggetto architettonico, anche di vecchio di un minuto, ha già una proiezione temporale, nel senso che se è appena fatto ha una proiezione verso l'avvenire, se invece ha una storia dietro di sé comporta un prolungamento nel passato, e questo fa parte dell'identità dell'oggetto esattamente come le 3 dimensioni spaziali. Mi viene in mente, guardando la prima immagine, un altro episodio che per analogia formale ci riporta dentro nel cuore della questione della memoria, e che
ci tocca, nel senso che tocca la vita, la memoria storica di questo paese. Gibellina, fine anni 60, un terremoto credo dei più drammatici, decine di morti, un sindaco illuminato, iscritto al Partito Comunista, in contatto con una rete di artisti, intellettuali, decide di ricostruire la nuova Gibellina e invita, credo, negli anni 70, un gruppo dei migliori scultori, artisti e architetti italiani. La nuova Gibellina cresce e cresce come una città dove effettivamente, come dire, il bisogno di lasciare traccia di questo gruppo di architetti prevale in alcuni casi sulla attenzione, la pietas verso la comunità che lentamente comincia a abitare questa nuova città. La nuova città è una città che possiamo ancora oggi andare a visitare, è una città che a mio personalissimo parere esprime in modo drammatico la distanza tra la capacità che l'architettura a volte ha di porsi come elemento duraturo e stabile e la capacità di ascoltare e di interpretare i costumi, le domande, le culture degli abitanti di quel pezzo della Sicilia. A pochi centinaia di metri di distanza, un artista, Burri, propone un gesto completamente diverso. Chiede al sindaco di poter stendere sopra le rovine della vecchia Gibellina una piastra di cemento e gesso bianca, solcata da una serie di strade che poi diventano dei percorsi pedonali. E questo gesto, che è un gesto che all'inizio viene presentato come un gesto di land art, quindi una forma, se volete, di riscrittura attraverso un linguaggio che è un linguaggio laterale rispetto a quello della celebrazione del dolore o dell'ottimismo della ricostruzione, produce un contesto completamente diverso. Io credo che così come una visita alla nuova Gibellina ancora oggi ci dimostri quali sono i grandi limiti di un'architettura che si propone come memoria, ecco, la visita al Cretto di Burri ci mostra in modo diretto la potenza di un'arte che non si propone come dispositivo mnemonico e che però in maniera incredibile mette insieme, e questa è un'esperienza che chiunque di noi può fare, nel percorrere questo spazio, l'incontro con dei turisti, l'incontro con dei giovani artisti da tutto il mondo e l'incontro commovente con i cittadini e i familiari della vecchia Gibellina che vanno lì, non nella nuova Gibellina, vanno lì a ricostruire le loro memorie. Allora, questo per dire che il tema della memoria è un tema difficilissimo per noi, di grande delicatezza, e siamo pieni di esempi di tentativi di reversione della memoria. Penso anche ad alcuni esempi recenti in Europa dell'Est di restaurazione di monumenti annullati nel periodo sovietico, ma anche a episodi che ci hanno guardato più da vicino. Io credo che la questione sia ancora più complessa, e qui passo la parola al nostro ospite, che lasciatemi dire, io sono felice che sia qui con noi, forse avrei dovuto dirlo all'inizio, perché attorno al suo pensiero si sono in questi ultimi anni misurati e costruiti una serie di posizioni anche nel campo dell'architettura. Io credo che alcune delle posizioni anche coraggiose che Maurizio Ferraris ha assunto all'interno della sfera della filosofia hanno avuto, in maniera forse anche pericolosa, una ricaduta immediata nel campo dell'architettura. Credo che lui stesso sia stato protagonista di alcuni momenti di confronto a distanza o ravvicinati, in particolar modo naturalmente legato a quella che alcuni hanno chiamato una svolta ontologica, di ritorno a un rapporto, come dire, diretto di riconoscimento dell'oggettualità del mondo. Cosa che per noi architetti è fondamentale e che non riguarda solo il tema della memoria. Quindi a me piacerebbe molto che Maurizio Ferraris ci dicesse come vive questa attenzione degli architetti e dell'architettura nei suoi confronti, come vive a volte anche un problema che c'è stato sempre nei rapporti tra architettura e filosofia di
incredibile semplificazione di concetti che vengono utilizzati in modo banale e che a volte nel passare da una disciplina all'altra producono equivoci formidabili. Sì, appunto, il problema è quello degli equivoci. Ovviamente il problema degli equivoci si costruisce di più su pensieri, come dire, molto più potenti del mio, quindi io mi sento anche abbastanza tranquillo, nel senso che Heidegger diceva che chi pensa grandemente erra anche grandemente, quindi chi pensa meno grandemente può stare tranquillo, e quindi io mi sento personalmente già tranquillizzato da questo punto di vista. Al di là di questo, proprio per restare giustamente alla questione evocata da Stefano Boeri circa gli enormi equivoci che si danno tra architettura e filosofia, sono, penso ad esempio, proprio il caso di Heidegger è paradigmatico da questo punto di vista, nel senso che in definitiva Heidegger è stato per un 30-40 anni un riferimento molto importante per gli architetti e architetti che erano militanti in un senso moderno postmoderno, quindi comunque che pensavano una progettualità architettonica innovativa, laddove Heidegger era il portatore di una visione totalmente conservativa, radicalmente conservativa. Quindi fa un effetto abbastanza strano, appunto, vedere cose come costruire, abitare, pensare di Heidegger, che in definitiva poi c'è anche il dato diretto, cioè tu vedi la hutte di Heidegger a Tonnenberg e ti chiedi: ma questo qua che cosa poteva insegnare agli architetti? E soprattutto gli architetti che cosa speravano di poter imparare da costui? Cioè ovviamente l'architettura, essendo un discorso profondamente intriso di cultura, ha bisogno di riferimenti e di ispirazioni, di indicazioni, più nella modernità di quanto non fosse prima, perché in precedenza c'erano come dire, dei grandi paradigmi che stavano a guidare l'architettura. Prima sono stati gli stili, poi le ispirazioni politico-religiose, cose di questo genere. Cioè non è che Borromini avesse bisogno di leggere un qualche trattatista filosofico del 600 per fare quello che faceva. Dopo invece è prevalsa questa indicazione, e a questo punto sono sorti gli equivoci. Il più grosso, continuo a dire, che spesso l'architetto si aspetta dal filosofo una illuminazione, mettiamola così, o comunque un'ispirazione profondamente progressista, quando il filosofo è enormemente più conservatore dell'architetto. E questo non vale soltanto in un filosofo conservatore anche in altri sensi come Heidegger, ma per esempio il dialogo a dir poco problematico tra Eisenman e Derrida è indicativo su questo, nel senso che c'è Eisenman, lo sapete bene della storia, che invita Derrida a collaborare con lui per fare un'opera architettonica, e Derrida con sgomento comincia a vedere che Eisenman non si preoccupa se piove in casa, se ci si può sedere, se ci sono le finestre che chiudono, eccetera. Quindi a un certo punto dice: senti Peter, facciamo così, il contratto è questo, io sarò quello pratico e tu sarai il sognatore, e cose di questo genere. Allora ci sono molti modi anche facili per mettere in ridicolo questa situazione, però c'è qualcosa di profondamente vero, cioè il filosofo è tendenzialmente molto conservatore, anche quando appunto si presenta come filosofo avanguardista e decostruttore come Derrida.
E quindi quell'impulso di nuovo che spesso l'architetto domanda al filosofo, con questo sto mettendo le mani avanti, che spesso l'architetto domanda al filosofo, in realtà non può essere esaudito dal filosofo semplicemente perché innanzitutto il filosofo, come ho detto, generalmente non capisce un accidente di architettura, che è un'arte a sé, una tecnica a sé, quindi non si capisce perché debba avere un'intuizione diretta nei confronti dell'architettura. E quando pensa molto spesso secondo dei canoni ricevuti, delle cose che hanno a che fare con il problema di casa sua, i dintorni, eccetera. Cioè, per continuare su questo aspetto e poi dopo chiudo, a un certo punto sempre Derrida si è posto il problema, lui stava in una casetta nella periferia parigina, si è posto l'esigenza di un ampliamento perché non sapeva dove mettere i libri, eccetera. Allora a questo punto un suo amico, il pittore Valéry Adami, gli dice: ma magari chiedo a Renzo Piano, si fa qualcosa, eccetera. Lui, già terrorizzato da Eisenman, a quel punto è andato da un geometra dei paraggi e si è fatto fare questo ampliamento. E personalmente non sono neanche convinto, soprattutto se glielo faceva Eisenman, lui era sgomento perché volendo metterci dentro i libri, se poi non aveva quella certezza della protezione, la cosa. Però in definitiva, sebbene aneddotico, questo spiega il fatto che non c'era, cioè l'intuizione filosofica è quello che appunto il filosofo e l'architetto può ricavare dalla filosofia, nella fattispecie di Derrida, e quanto importante siano i testi per l'architettura. Cioè l'architettura non è semplicemente mettere insieme delle pietre, ma innanzitutto avere dei progetti e organizzare secondo queste prescrizioni che esistono anche in senso banalmente burocratico e poi progettuale d'altro tipo. Questo è un livello. Avere invece, come dire, delle ispirazioni, cioè, ma tu che hai delle buone idee, aiutami a progettare una cosa. Mi ricorda, c'è una novella di Mark Twain dove uno deve farsi riparare un orologio e questo qua gli spacca l'orologio e poi scopre che non era un orologiaio ma un fuochista. Questo potrebbe essere un po' la cifra di certi equivoci tra architettura e filosofia che si possono produrre. Con tutto questo sarei in malafede ad essere presente qua se dicessi che sono soltanto degli equivoci. Cioè io credo che aspettarsi per esempio delle indicazioni progettuali o creative in ambito architettonico da dei filosofi è come qualcuno che appunto si facesse curare da un aviatore. Non è che l'aviatore sappia di medicina più accidentalmente. Invece ci sono dei quadri più generali che ovviamente possono, la filosofia può dare all'architettura come ad altre cose, o di cui l'architettura si può servire, ma badate bene, ecco, generalmente il filosofo è molto più conservatore dell'architetto e si spaventa prima. No, ma, Vittorio Gregotti, che sarà con noi sabato, usa dire, Vittorio Gregotti è stato un grande frequentatore di testi di filosofia e lo è ancora, è certamente un architetto con una passione per la speculazione filosofica. Usa dire che il vero rapporto con la filosofia avviene non attraverso il trasferimento dei concetti o delle parole, ma attraverso il lavoro che alcuni configurazioni filosofiche svolgono nel pensiero dell'architettura come enzimi. Lui usa la parola enzimi, cioè un ingrediente quasi chimico che produce quasi in modo silenzioso e implicito degli effetti. Effettivamente io penso che questo sia un altro modo per chiarire
e guardare il rapporto tra filosofia e architettura dal punto di vista dell'architettura. Voglio dire che ci sono certamente degli enzimi di lunghissima durata che hanno costruito il pensiero dell'architettura italiana. Ne cito uno perché riguarda Vittorio Gregotti e io credo riguardi ancora largamente il nostro modo di ordinare il discorso sullo spazio e anche di ordinare i tempi e le modalità del progetto, della composizione inventiva dello spazio da modificare. Lo strutturalismo è stato certamente nelle sue diverse declinazioni un fuoco d'attenzione fortissimo per l'architettura italiana, non solo per l'architettura italiana. Lo strutturalismo ha voluto dire da un lato aprire una grande campagna di ricerca sull'invisibile, cioè l'idea che in fondo per capire e conoscere le strutture profonde della modificazione del funzionamento delle città bisognasse non limitarsi a guardare il mondo del visibile ma esplorare una sfera che la filosofia ci permetteva di esplorare e quindi se penso a Vittorio Gregotti penso attraverso Paci alla grande frequentazione dei testi di Husserl o di Merleau-Ponty di una declinazione fenomenologica dello strutturalismo, se penso al lavoro straordinario fatto da Aldo Rossi penso a Lévi-Strauss, a un altro modo di declinare le grandi questioni dello strutturalismo, se penso ad altri architetti di scuola romana penso più a una versione marxiana dello strutturalismo, ma sempre si trattava di esplorare ciò che non era immediatamente visibile sulla superficie dello spazio, quindi meno attenzione alla contemporaneità visibile, più attenzione a matrici da scoprire oltre. E questa cosa, e questo è il secondo elemento che gli enzimi dello strutturalismo hanno prodotto nella riflessione del pensiero sulla città in Italia, e ha portato anche ad avere e a produrre per lungo tempo una formidabile enfasi sul tema della rappresentazione. Cioè noi abbiamo, io sono cresciuto, ma credo molti dei miei colleghi lo possono testimoniare, noi siamo cresciuti dentro una fase in cui la conoscenza della città doveva comunque essere mediata da delle forme, da una forma di testualismo esasperato, per cui non solo si diceva una volta l'architettura di carta come dire espressione prima dell'architettura, ma in generale sia dal punto di vista analitico che dal punto di vista normativo, prescrittivo e progettuale, la dimensione dei testi di rappresentazione era una dimensione obbligata, che a volte esauriva il senso stesso dell'architettura. Noi abbiamo per anni costruito progetti e soprattutto per anni abbiamo costruito piani che hanno avuto un'efficacia solamente nella dimensione del testo. Per certi versi questo è un altro effetto del grande enzima dello strutturalismo e quindi adesso ripasso per la palla d'azzurra, ma per questo voglio anche dire che le aperture di senso di Maurizio Ferrari sono importanti in questo momento, non nel senso di una facile importazione di concetti, ma nel senso di una profonda aiuto a spostare alcuni dei cardini fondamentali e profondi del modo di pensare dell'architettura, cioè per esempio spingerci ad avere una fiducia nuova in un rapporto diretto col mondo minerale, materiale e dello spazio, con il calco fisico entro cui scorre la vita. Io avrei anche altri, diciamo avrei altre tre tematiche, siccome potremmo stare altri tre giorni, allora forse chiederei a voi di dirmi quale di questi tre preferite affrontare per primo o da solo o come volete. Questi altri temi sono il rapporto tra architettura e bellezza, fra architettura e utilità e fra architettura e realtà. Terzo è fatto, quindi resta utilità. Sì, forse vale la pena di dire che questo dialogo, almeno nelle intenzioni nostre, è un inizio e che c'è una scommessa su un dialogo tra due laboratori
del Dipartimento di Ontologia sì. di Torino e del Dipartimento del Laboratorio di Urbanistica di Milano, che proseguirà anche nei prossimi mesi, e quindi, come dire, questo ci permette oggi di davvero agire come stessimo facendo delle anticipazioni di un percorso. Prego. Grazie. Quindi a lei. Provo a introdurre la questione della bellezza che è sterminata. Diciamo che in documentalità e architettura Ferrari si affronta un po' il tema della, del rapporto tra architettura e bellezza, e dice in particolare che oggi non sia più possibile affrontare il tema dell'architettura da un punto di vista ontologico, etico o metafisico, ma che un filosofo debba affrontare l'architettura da un punto di vista estetico. Ovvero, la bellezza sta scomparendo dai luoghi deputati a essa dall'arte contemporanea in tutte le altre forme classiche di espressione della bellezza, e sta ricomparendo invece nelle architetture, ad esempio nei musei, fra cui cita, no, il Tate Modern, in cui ad esempio l'architettura stessa talvolta è più bella del contenuto stesso. Questo è uno spunto che volevo lanciare verso Ferraris. Invece verso Boeri rivolgerei un altro stimolo, che è quello della Pietà Rondanini. Quindi appunto in quel senso direi che sicuramente è un concetto, se sia soggettivo o oggettivo possiamo discuterne all'infinito, ma sicuramente è un concetto per cui ogni epoca ha la sua interpretazione di ciò che è bello. Negli anni 50 i BBPR avevano interpretato come adeguato, bello possibilmente, un allestimento abbastanza, se vogliamo, coraggioso, sicuramente ben presente all'interno dello spazio, mentre oggi si è fatta una scelta diversa. Quindi a Boeri vorrei chiedere una riflessione intorno alla Pietà Rondanini, all'allestimento alla Pietà Rondanini. Comincio io? No, ma solo una precisazione, non vorrei che si potesse concludere che io dico, ma insomma io voglio soltanto delle architetture belle. Fra l'altro, una frase come io voglio soltanto delle architetture belle è pressoché inconcepibile, una frase quasi insensata. Poter pensare avremo soltanto delle architetture belle non è diverso dal dire voglio sentire soltanto delle frasi intelligenti, no? Questo normalmente non si dà. C'è una sintesi di due aspetti che penso abbastanza rilevanti. C'è il fatto che in effetti la bellezza è, senza farne un'ideologia oppure un fine ultimo, una specie di imperativo categorico, è un elemento importante della vita umana. E spesso se tu la escludi da una parte, magari anche per eccellenti motivi, ritorna dall'altra. C'è un fenomeno molto evidente, è il fatto che per esempio nel Novecento molte correnti di arti visive sono partite dal presupposto concettuale per cui non è la bellezza l'elemento centrale e distintivo dell'opera d'arte, ma altre cose, per esempio il concetto, eccetera. Tutto questo è del tutto legittimo, però ha prodotto come effetto secondario che le persone colte non vanno a cercare la bellezza dentro alle opere, però poi dopo le persone colte o non colte cercano comunque la bellezza nei computer, nei vestiti, nei cibi, sono ossessionati dalla fitness e quindi dalla loro personale bellezza, e quindi è come se diciamo così l'estetico, anzi come avrebbe detto, c'era un teorico del fine del Settecento che viene citato da Hegel, già rideva, il callistico, cioè l'elemento callistico, perché da calos nel senso di bellezza, però insomma questo elemento callistico poi ricompare da un'altra parte. Molto spesso
Allora, poniamo il caso che facevo dell'architettura dei musei esemplare, perché i musei rispondono a un'esigenza fortemente monumentale, fortemente rappresentativa, e sono i contenitori spesso di opere non che siano brutte per incapacità dell'autore, ma il cui obiettivo è diverso dal perseguimento della bellezza. Allora, io non, ripeto, non è che mi metta sulla linea di Carlo d'Inghilterra, che sosteneva che niente di tutto ciò che è stato fatto dopo il 1830, chissà perché poi il 1830 è bello, e prima, che suppone che prima fosse bello tutto, che è tutta una questione da vedere. Noi spesso siamo salvati dalle rovine, le rovine ci fanno immaginare che gli oggetti rovinati fossero più belli di quelli che effettivamente erano. Se noi avessimo visto il Partenone al naturale saremmo rimasti orripilati da tutti quei colori e da quella pacchianeria, quindi c'è una inappropriatezza in questo. Però quello che è molto importante, per esempio, Stefano Boeri faceva riferimento alla grande importanza dello strutturalismo all'interno dell'architettura. È vero, e lo strutturalismo è stato un momento concettuale dentro l'architettura, parallelo a dei momenti concettuali all'interno dell'arte, il che ha costituito un elemento importantissimo proprio per far vedere che l'architettura non è semplicemente mettere pietre su pietre, però contemporaneamente in fondo ha distratto lo sguardo, non dico da quella centralità, diciamo dal visibile, ha portato l'attenzione dal visibile all'invisibile, il che va benissimo, se non che poi il visibile è inevitabile. Cioè non puoi prescindere dal visibile, comunque te lo trovi fra i piedi, e quindi con il visibile devi fare i conti. E poi si può fare i conti anche con grande successo con il visibile. Cioè io ho avuto per anni modo di lamentarmi dell'architettura di Palazzo Nuovo, che è la sede delle facoltà umanistiche a Torino, perché era un'architettura sostanzialmente infelice, oltre che poco funzionale. Adesso però che Palazzo Nuovo è stato chiuso pro tempore a causa dell'amianto che c'era dentro, ma lì non è colpa, l'amianto lo si fa, è un elemento costitutivo di tante architetture di quel periodo, sono stato trasferito insieme con il mio laboratorio in quel nuovo campus, che invece è bellissimo, quindi non sto dicendo non si può fare, ed è c'è un elemento di cura dell'invisibile altrettanto presente nel progetto della prima sede come della seconda, solo che credo che la seconda, forse anche ammaestrata dall'esperienza della prima, abbia fatto più attenzione al visibile. Dire che comunque non è che basta prestare attenzione al solo concettuale per aver finito il proprio lavoro. L'emergere del visibile è stato per un pezzo importante della storia recente dell'architettura italiana un fattore inaspettato e crudele che ha rotto un incantesimo di cui parlavo prima. Noi urbanisti creduto che si potesse regolare il mondo reale attraverso dei testi, e architetti abbiamo a un certo punto pensato davvero che il senso della città potesse essere ricostruito attraverso un'esplorazione che saltava di pari il rapporto col territorio fisico, con le città che stavano in quel stesso momento cambiando e che erano totalmente diverse da quelle che invece continuavamo a studiare, perché io vorrei ricordare che per anni, fino a, lasciatemi dire, alla fine degli anni, metà degli anni 90, nelle facoltà di architettura non si studiavano le periferie, non si studiava la città diffusa, non si studiavano
i migliaia e migliaia e migliaia di edifici che si stavano costruendo attorno a noi e i corsi non solo di storia, ma i corsi di composizione avevano come oggetto centrale i monumenti, le piazze e il tessuto storico dei centri. Quindi c'è stato a un certo momento una crudele e salutare riemersione della dimensione del visibile, del reale. E quello che diceva Azzurra sulla Petarondanini, se lo colgo lo spunto, è un modo diverso per guardare lo stesso tema, nel senso che forse dentro questa esplorazione dell'invisibile che nascondeva il mondo reale c'era la ricerca di una bellezza rassicurante e facilmente controllabile, perché poi non aveva, come dire, una misurazione, un confronto con la realtà. La vicenda della Petarondanini è una vicenda emblematica di un'altra questione che richiederebbe anche questo un tempo che non abbiamo oggi. Quello che posso dire è che certamente la scelta di ricollocare la Petarondanini, che è stata molto discussa, è stata molto difficile e ancora oggi è molto dibattuta, annullando di fatto un allestimento realizzato da un gruppo tra i più talentuosi e interessanti dei giovani architetti del dopoguerra milanese, è stata una scelta che in qualche modo ha fatto i conti ancora una volta, se vogliamo, con una, come dire, con la pressione e l'emergere di una realtà che a un certo punto è diventata incontestabile, cioè che un allestimento raffinatissimo e per il tempo in cui è stato pensato e realizzato, di grandissima intelligenza, che cercava di proteggere nelle intenzioni, io credo, dei progettisti, un'opera che allora era anche di difficile comprensione, la Petarondanini, come sappiamo bene, è un'opera incompiuta in un momento in cui l'incompiuto era ancora una dimensione poco praticata anche all'interno della critica più sofisticata di arte, col tempo si è rivelata anche un dispositivo scenico che penalizzava o riduceva o limitava la potenza che l'opera, quel pezzo di marmo, aveva cominciato a sprigionare grazie al fatto che attorno a sé la cultura era cambiata, che avevamo cominciato a conoscere, adesso dico Moore, ma avevamo cominciato attraverso l'arte a fare i conti con opere che chiedevano una grande complicità al visitatore, perché proprio perché incompiute chiedevano di essere compiute con una totale arbitrarietà delle diverse culture dei visitatori. E io credo che la scelta di affidare oggi la Petarondanini, localizzarla in uno spazio che ne permette una percezione da tutti i lati, che ne permette una percezione anche a distanze diverse, toglierla da una nicchia dorata, sia un gesto coraggioso e discutibile, coraggioso e per fortuna discutibile e anche molto discusso, che fa i conti con appunto un contesto che oggi ci permette di interpretare in un modo nuovo la potenza e l'incompiutezza di quell'opera. In fondo stiamo ancora parlando di una forza del visibile, è una scultura, quindi quanto di più esposto volutamente allo sguardo si possa pensare. Dunque, sì, no, volevo, siccome abbiamo praticamente finito il tempo, volevo chiudere e poi chiedere se ci sono anche domande dal pubblico. Volevo dirvi la mia rispetto un po' a quello che ci siamo detti all'inizio, no? Se la filosofia debba guidare l'architettura o viceversa, eccetera. Nel mio modo di vedere, in qualche maniera non ci dovrebbe essere né una fusione né una che guidi l'altra, ma semplicemente ciascuna, parlando il proprio linguaggio, può ispirare l'altra, io credo, e secondo me è anche questo il senso e l'interesse di creare questi dialoghi, perché in alcuni punti di contatto ci può essere una ispirazione reciproca in qualche maniera, è una relazione circolare. Se posso cercare di collocare microstoricamente tutta questa questione dei rapporti tra filosofia e architettura, pensando a 30-40 anni fa era come se ci fosse
una sorta di senso di superiorità dell'architettura, che era una cosa molto progettuale, e la filosofia era una cosa che si sentiva molto sorpassata perché c'erano le scienze umane, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso molto spesso l'architettura si presenta come se fosse quasi pentita. Adesso non dico la figura dell'architetto pentito è una figura sbagliata, però vorrei far ricordare, certo l'architettura non ha bisogno di essere confortata dalle mie considerazioni, però vorrei far notare che è davvero difficile immaginare che lo sviluppo architettonico potesse andare altrimenti da come è andato, anzi avrebbe potuto andare infinitamente peggio da come è andato, bisogna calcolarlo, considerando i tipi di sviluppi e costrizioni che ci sono stati, cioè appunto l'esigenza di inurbare milioni, miliardi di persone, la disponibilità di strutture standardizzate con cui tu potevi in un attimo costruire tutto e quindi aumentavi, e accanto a questo la necessità di preservare il passato, cosa che non esisteva minimamente per i medievali. La cosa più semplice per costruire un edificio nuovo era spogliare un edificio precedente, non c'era nessun. Adesso qualunque costruzione si incontri con un bastione medievale deve fermarsi, eccetera. Quindi considerare questi tipi di costruzioni spiega perché ci sia stata appunto quell'attenzione così forte nei confronti dell'invisibile, perché stava emergendo qualcosa di radicalmente nuovo dentro rispetto a cui l'architettura doveva misurarsi, cioè che non aveva dei precedenti in tutte le epoche storiche anteriori. Cioè credo che le difficoltà che l'architettura ha incontrato nel Novecento siano tutte da sole superiori a tutte le difficoltà che sono state incontrate dall'epoca delle piramidi all'inizio della rivoluzione industriale, cioè tutti gli altri problemi erano di scala, di difficoltà, di implicazione sociale, di implicazione estetica infinitamente inferiori. Questo spiega probabilmente anche quell'elemento che all'inizio avevo teso a minimizzare un po' dell'architettura che cerca ispirazione o risposte altrove. Grazie.